La vittoria più bella dell'anno, forse degli ultimi anni, in una notte fantastica, la Filani BPA straccia tutti gli alibi di cui era stracolma e contro la centrale del latte Brescia c'entra due capitali punti salvezza al supplementare, dopo una partita ad handicap per le assenze, quelle pesantissime di Goldwire e Rocca e per la partenza. Dopo i primi 20 minuti di gioco, difficile che al Palatriccoli, eccezion fatta forse per i protagonisti, ci fosse qualcuno che potesse pensare ad una Filani BPA non solo vincente, ma anche solo in gioco nella seconda metà di gara. Brescia padrona coi punti di Giddens e Slay, Iesi incartata comprensibilmente su se stessa, senza due protagonisti di prima fila e con Borzato e Maggioli quasi soli, con un filo logico che latita. 28-42 al ventesimo, ma dal terzo quarto parte un'altra storia. Iesi a testa alta e orgoglio, pressa Brescia e ne coglie il calo. Inizia a risalire, prima impercettibile e poi prepotente, mentre i lunghi bresciani si caricano di falli. Santiangelo ne fa 14 nel solo terzo quarto, alla fine saranno 29. La Filani BPA ricuce. Al trentesimo è solo meno 5 Filani BPA, 57-62. Il pubblico inizia a ruggire mentre Brescia, cui non basta la classe di Giddens, si smarrisce. Ultimo parziale, Brescia riallunga, ma Maggioli torna protagonista dopo aver rifiatato. Borzato pesca pillole importanti, un Santiangeli mostruoso fa pentole e coperchi fino a conquistare con la precisione dalla lunetta il supplementare. 80-80. È solo nell'overtime, e la dice lunga sulla storia della partita, che una Filani BPA meravigliosamente sorprendente mette per la prima volta la testa avanti. È altalena punto a punto e tira e molla. Brescia ha perso e perde per falli Slay e Rinaldi. Iesi prima Migliori, poi Maggioli, infine Santiangeli. La Filani chiude in campo con Borsato, Jukic e i ragazzini. Busciati spreca l'ultimo assalto, l'1-2 dalla lunetta di Fallucca, 95-93, è l'ultima nota di una notte fantastica.